Ciao ragazzi, come state? Per la serie Un salto in edicola, questa volta vi propongo qualcosa di particolare dedicato a Donald Duck, quindi a Paperino, perché compie appunto i 90 anni. Per l'occasione la Disney ha deciso di creare questo album di figurine con 100 figurine da collezionare e praticamente acquistando appunto il Topolino, quello del 19 giugno, 26 giugno, vabbè, poi vi dico i numeri, e anche il Paperino, insomma, potete completare direttamente l'album. Quindi praticamente non ne perdete nessuna e completate l'album in 5, sì, con 5 uscite. Mio padre è un appassionato di Paperino e perciò ho deciso, insomma, di prenderlo e poi regaglielo. Ora andremo ad aprirli insieme e così poi avrò anche dei topolini da leggere, tanto a lui è da collezionismo, gli interessa poi avere l'album e basta. Se gli interessa, onestamente, non lo so, però a me ispirava avere questa cosa un po' particolare, appunto dedicata a Paperino. Allora, andiamo ad aprirlo insieme. Quanti di voi l'hanno fatto? Perché ovviamente è uscito da un po'. Io ho aspettato di avere tutte le uscite. Se ve ne manca qualcuna, sapete che in teoria sul sito della Panini potete ordinarle. E acquistando sul sito della Panini, intanto traducete 19 euro di spesa, avete la spedizione gratuita. E in più avete il 5% di sconto su tutto ciò che acquistate. Allora, questo è l'album. Scusate che vi alzo un attimino. Perché devo dire che è carino. Poi lo andremo a vedere quando attacchiamo le figurine. Comunque è veramente molto cute. Mi piace. Poi, cioè, allora, questo è il numero 3577 di Topolino, che è arrivato un po' rovinato, un po' schiacciatino. È una vita che non leggo il Topolino io, cioè non so da veramente quanti anni, ma è veramente una vita. E poi qui abbiamo una cartolina, Topolino e Paperino insieme a casa tua per 6 mesi. Ah ok, praticamente è l'abbonamento. Wow, guardate che bella questa! Questa era l'immagine che praticamente facevano vedere prima di far vedere un cartone di Paperino. Mamma mia, che ricordi. Chissà di quanti di voi l'hanno, se la ricordano, ecco. Perché più che altro è un fatto di ricordarsi, perché magari i giovani non ne hanno la più pallida idea. Però è veramente molto bello. Questo sicuramente lo taglierò e ci farò qualcosa, perché è veramente molto molto bello. Allora, vediamo un attimino. Allora, vorrei aprire queste figurine intanto per capire come funzionano, perché sinceramente anche loro come hanno fatto a capire. Ah ok, vedete il codice a barre, che in teoria dovrebbero essere tutti uguali meno delle figurine. Qua hanno tutti codici a barre diversi, quindi in questo modo probabilmente hanno capito. Allora, apriamo. Che belle! No, vabbè, guardate ragazzi! Bellissimo! Questa compone praticamente tutta l'Italia. Guardate! Stupendo, stupendo, bellissimo, bellissimo! Poi Paperino gondoliere, è troppo carino! Poi non si apre. Anche il retro è carino, è diverso in tutte, no? Ah sì, ce ne sono di diverse. Così. Aspetta, ma questa...
Ah no, dicevo, no, non possono esserci doppie. Poi ecco, una cosa di Paperino che mi piace tanto è anche la sua versione mascherata, quindi Paperinic PK, che mi è piaciuta, devo dire, quindi, ma penso che sicuramente metteranno qualcosa anche di suo, la 313. Paperoga, Amelia, ah, Paperino da piccolo. Ok, quindi queste erano le prime figurine. Ora andiamo ad aprire gli altri, quindi il 3578 di Topolino. Mettiamo, beh, mettiamo le figurine in parte, i pacchetti poi li apriamo insieme. Vi faccio un swatch veloce. Ah, come disegnare Zio Paperone. Bello. Inside Out 2, bellissimo ragazzi, sono andata a vederlo. E devo dire che mi è piaciuto. Ok, poi passiamo al 3579, che è questo a cui appunto hanno fatto la doppia copertina. Abbiamo la copertina così e poi la copertina dedicata a Zio Paperone, molto bella. Ah, è uscito, ecco, non so se l'avete saputo, lo sapete, insomma, o meno, il manga di Stitch. Ci sono due volumi, quindi se volete appunto sono solo due numeri, e hanno fatto del numero 1 anche la Variant Edition, cioè la versione pelosa che io ho acquistato. Ah sì, ce l'ho qua, ve la faccio anche vedere perché è molto molto carina. Eccola qua, vedete? È tutta floccata qui, molto molto carina. Non l'ho ancora letto, quindi non so dirvi di cosa parla, ma non è la, diciamo che non è comunque la storia di Lilo e Stitch, è qualcosa di diverso. E poi se lo giriamo... Wow, che colori, che immagini belle! Bello. Ok, poi passiamo all'ultimo topolino, che è il 3580. Con altri 4 pacchetti di figurine. C'è il Paperino con i ghiaccioli. E ci sta col caldo che fa. Scienziata da doppio Nobel, Marie Curie. Quanti di voi leggono ancora Topolino? Io veramente, veramente una vita. Allora, quindi questo era l'ultimo Topolino che faceva parte della serie per le figurine. E poi bisognava prendere appunto Paperino di luglio. Andiamo ad aprirlo. Ecco qui. E qui, in teoria, doveva esserci anche una card. A meno che non sia all'interno del pacchetti.
Ah, poi avevo acquistato anche questo, ma sono rimasta veramente molto delusa. Questo si chiama La Casa di Paperino e mio padre gli piace tantissimo La Casa di Paperino, cioè del tipo che se avesse i soldi si farebbe una casa uguale a quella di Paperino. E quindi mi aspettavo di trovare magari una descrizione della casa, cioè si chiama il libro La Casa di Paperino, invece non c'è quasi niente della Casa di Paperino, sono dei fumetti, e quindi sono veramente rimasta molto molto delusa. E poi sì, ho fatto il reso, perché sì, non c'entrava assolutamente nulla, cioè non era quello che mi aspettavo. Allora, qua c'era scritto, non per esclusiva figurina metal, solo con mensile di Paperino. Ok, quindi presumo che sia dentro, insomma, dentro a una di quelle bustine. Ok, ora apriamo tutte le bustine, le apriamo al contrario, ok, e farò in velocity. Ed eccoci qua, completato l'album, ho attaccato le figurine e devo dire che è proprio bello l'album. Adesso ve lo faccio vedere, e farò un po' in velocity, sennò il video diventa tanto lungo. Comunque sono veramente molto contenta di averlo fatto, quindi di essere riuscita a acquistare tutti i numeri di Topolino e il Paperino proprio per completarlo. E devo essere onesta, il fatto di completare un album così velocemente, cioè velocemente, comunque con tutte le figurine, senza doppioni, devo dire che non è male, sinceramente non è male. Hai la tranquillità, insomma, di sapere che lo finisci senza problemi. L'unica cosa devo dire che sono rimasta un po' non soddisfatta delle figurine, queste già diciamo pretagliate, che compongono insomma i vari fumetti. Perché? Perché mi sembra che ne avevo anche tenute due, no, alla fine le ho buttate via. Ah, eccolo qua. Praticamente non sono proprio pretagliati benissimo, infatti vedete qua si è un po' strappato anche qui.
addirittura su una ho dovuto proprio tagliare con la forbice, quindi questa cosa mi ha lasciato un po' così, però insomma nel complesso sono comunque contenta, molto contenta. Quindi adesso passo a farvi vedere l'album terminato. Che dire ragazzi, bello, voi cosa ne pensate? Insomma, scrivetemelo giù nei commenti. La mia preferita in assoluto, devo essere sincera, è quella che vi avevo già anticipato. Questa qua è stupenda, veramente bella, bella, bellissima. Comunque, se volete, e se c'è ancora disponibilità ovviamente, potete andare sul sito della Panini e acquistando il paperino di luglio 2024 e il topolino 3577, 3578, 3579 e 3580, potete anche voi completare e realizzare appunto l'album di figurine dedicato ai 90 anni di Paperino. E devo dire che merita, insomma, per chi è appassionato ovviamente è un bel acquisto. Bene, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, vi ricordo che è gratuito, basta cliccare su iscriviti o anche cliccando la campanellina vi chiede se volete iscrivervi, quindi è abbastanza automatico. E niente, vi aspetto al prossimo video, non mancate, un bacione a tutti, bye bye!